una gara un po' come mi aspettavo, no? Perché Avellino non poteva sicuramente rigiocare una gara con la poca energia di martedì a Montecatini. È stata una gara un po' più simile alla prima. Siamo stati bravi a non scomporci all'inizio, dopo la loro partenza ovviamente veemente, dove Vasa ha fatto subito capire che stasera entrava nella serie, perché anche lui non poteva continuare a tirare uno su tanto come ha fatto nelle prime due gare, e dovevamo essere più pronti in alcune situazioni. Stasera secondo me hanno avuto i nostri avversari un pelo più di energia di noi, anche se siamo stati bravissimi ad andare avanti un paio di volte, a recuperare sugli svantaggi e giocarci l'azione finale in difesa, con anche una difesa molto onesta, perché alla fine abbiamo subito un tiro da 7 metri e mezzo a 4 secondi dalla fine, con la palla che non si è mai avvicinata ai 3 punti per tutti i secondi precedenti. Però il talento di Vasle questa volta ha comandato e ha vinto la gara con una bomba importante. Noi avevamo pochissimo tempo sulla rimessa e pertanto abbiamo fatto un tiro con poca possibilità, ovviamente poca percentuale. Sicuramente è la classica gara dove anche gli episodi non ti girano a favore, ma non è sfortuna, è che Avellino ha avuto un po' più di energia di noi. Probabilmente l'essere spalle al muro o il trovare l'energia del pubblico di casa, del campo di casa, ha fatto giocare con più fiducia, più energia. Però insomma, noi abbiamo fatto una gara alla fine comunque sostanziosa. Oggi sono riusciti a spuntarla loro. Il nostro compito è ripetere questa gara domenica, togliendo alcuni errori, aumentando